Attenzione, il virus si sta diffondendo. Ok, io ti ho avvertito, c'è questo virus che si sta diffondendo in maniera sempre più preoccupante, che prende il nome di FOMO, Fear of Missing Out, o in italiano potremmo chiamarlo PDPQ, paura di perderci qualcosa. Il problema è che dicendo di sì ad ogni cosa, praticamente finiamo per perdere ogni cosa, per dire di no a tutto, anche se non ce ne accorgiamo nell'immediato. Ora, una delle situazioni dove forse fin troppo spesso diciamo di sì è proprio di fronte ad un invito, di fronte ad una richiesta da parte di qualcun altro. In fin dei conti, nelle interazioni umane, la paura di perdere l'affetto, la stima, l'amicizia di qualcuno nel momento in cui dovessimo mai dire di no, o la paura di deluderli e di non piacere più, eccetera, 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 sono sempre in agguato. Il problema è che molto spesso finiamo per dire di sì anche quando sappiamo che non possiamo mantenere la parola data, o anche quando sappiamo che potremo farlo a scapito nostro, a scapito del nostro tempo e della nostra serenità. Ma c'è un modo per riuscire a dire no con la massima gentilezza e il massimo rispetto, per evitare che tutte quelle paure che continuano ad attanagliarci la testa, portandoci a dire di sì ad ogni richiesta, possano poi realizzarsi davvero. La prima cosa da ricordare è che quando diciamo di no a qualcuno, non stiamo dicendo di no alla persona, stiamo dicendo di no alla richiesta che ci ha fatto quella persona. E sono due piani molto diversi. Troppo spesso siamo convinti che dire di no significhi rifiutare la persona che abbiamo davanti, quando in realtà, se diciamo di no perché sappiamo che dentro di noi non possiamo tenere fede all'impegno preso, stiamo rispettando sia noi stessi che gli altri, molto più che se avessimo detto di sì fin dall'inizio. Ora, una volta che abbiamo scelto di dire no, possiamo decidere anche di farlo con gentilezza. Ad esempio, non è che diciamo subito no, basta, e chiudiamo la conversazione. Possiamo dire no, non posso prendere in mano anche questo progetto perché non riuscirei a fare un buon lavoro. Però posso consigliarti una persona che può darti una mano. Consiglio importante: non essere troppo vago e soprattutto non dire cose come ci penserò e poi per poi sparire e dimenticartene completamente. Non c'è cosa peggiore, ti assicuro che io l'ho fatto fin troppe volte, so di cosa parlo. Se proprio devi pensare a qual è la tua agenda e non sai esattamente se puoi dire di sì in quel momento oppure dovrai dire di no, ok, di pure che ci devi pensare, ma datti una timeline, di che farai sapere al tuo collega o al tuo capo o al tuo amico se sarà un sì o un no entro venerdì e non oltre. E chiedi loro anche di inviarti un promemoria o di ricordarti di dare loro una risposta nel caso te ne dimenticassi. In fin dei conti siamo tutti esseri umani, la cosa importante è dire davvero quello che pensiamo dentro e farlo con la massima gentilezza e il massimo tatto possibile. L'ultima cosa che puoi fare per cercare di capire a quante cose stai dicendo sì è pensare a tutto quello a cui stai dicendo no di conseguenza. Forse hai in mente di cominciare ad allenarti da un po' di tempo, ma continui a dire di sì a quell'happy hour che i tuoi colleghi ogni singola sera fanno dopo il lavoro e al quale non puoi assolutamente mancare perché chissà che cosa ti perdi. O forse stai dicendo un po' troppi sì al lavoro, col risultato che non sei ancora riuscito a chiamare quel tuo vecchio amico che volevi sentire da tempo. La prossima volta quindi che qualcuno ti chiede qualcosa e non rispondere sì automaticamente, fai un bel respiro e pensa a quello che stai sacrificando dicendo sì. Magari è un sì assicurato, magari ti rendi conto che c'è qualcosa di molto più importante a cui devi dedicarti in quel preciso momento. Ora, non si tratta di qualcosa di semplicissimo e io sto ancora facendo molta pratica, ma bisogna cominciare prima o poi. Quindi è arrivato il momento più bello del nostro video, come sempre. Fammi sapere, condividendolo nei commenti qui sotto, a che cosa hai detto o a chi hai detto un pochino troppi sì ultimamente e a che cosa sei certo potrai dedicarti non appena comincerai a dire qualche no in più. È il momento di condividere, non chiudere il video prima di aver scritto quello che pensi nei commenti qui sotto, perché non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.
Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.